cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Amministrazioni Immobili SRL offre un servizio qualificato per la gestione delle amministrazioni condominiali e immobiliari. Attraverso software all'avanguardia, Amministrazioni Immobili ti permetterà, in maniera del tutto riservata, di consultare l'elenco dei fornitori, monitorare la tua situazione contabile, utilizzare una personale bacheca condominiale ed aggiornare i tuoi dati direttamente dal tuo PC senza alcuna attesa. Rivolgendoti a noi, consulenze in materia condominiale e contratti di locazione non saranno più un problema. Disponiamo di un'equipe di operatori altamente qualificati e offriamo corsi di formazione per amministratori di condominio direttamente nella nostra sede, oltre che corsi di formazione professionale e periodica ai sensi del decreto ministeriale 140 del 2014. Siamo inoltre sede provinciale ANAP, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti. Ci troviamo a Rieti, in via delle Ortensie 42, e siamo presenti anche su Roma, Tortoreto Lido e Alba Adriatica. Amministrazioni Immobili SRL. Qualità e innovazione nella gestione condominiale e immobiliare. Buonasera, benvenuti, comincia Time Out anche questa sera, non ci interrompiamo mai, il campionato si era interrotto domenica perché c'è stata lo Star Game a Livorno, tra l'altro si confrontavano girone ovest e girone est, ha vinto girone ovest, il girone quello dell'NPC Rieti, questo se può essere un'indicazione, ha vinto anche nettamente, potrebbe significare che è il girone più tosto, potrebbe significare che è il girone più impegnativo con il livello migliore delle squadre. Questa è una notizia, una nota di cronaca che vi riporto, e quindi domenica il campionato era fermo, però c'era stata la partita del 6 gennaio che non abbiamo analizzato, l'avete appena vista, che è Fiorentino-Rieti, c'è pronto già un altro derby domenica contro Latina, quindi comunque abbiamo molto di cui parlare in questa puntata di Time Out. Comincio subito con la presentazione dei nostri ospiti che sono Davide Parente, il player NPC. Buonasera a tutti. Ciao Davide, bentornato. Grazie a voi. Grazie di essere qui nonostante le tue condizioni, poi ne parliamo, insomma non è che stai benissimo, però è uscito anche, visto che siamo in diretta, lo sapete rigorosamente, a parte chi ci segue su YouTube, perché poi ci sono le repliche, e poi c'è con noi Roberto Ciccotti. Buonasera. Terapista e in questo momento uno degli uomini più impegnati, probabilmente, vista la situazione. Allora, cos'è successo il 6 gennaio, visto che non era domenica, ve lo dico tra un attimo, ma quello che volevo dire è che volevo fare gli auguri, siccome noi, tanto un buon anno a tutti perché è la prima trasmissione dell'anno, soprattutto noi non ci vedremo per questo fine settimana perché comunque saremo tutti a Palazzo e ci rivedremo martedì prossimo, ma in realtà venerdì è una data molto importante perché RTR festeggia 35 anni, da quando è nata sono passati ben 35 anni. Detto questo vi devo comunicare che anche per me il 15 gennaio sono entrato esattamente 3 anni dopo, quindi 32 anni di televisione che sono con voi. Sono 32 anni che mi sopportate, non sono pochissimi. Andiamo a vedere i risultati che è meglio. Allora, li guardiamo subito insieme.
Tortona e Acea Roma 68 a 52, Latina Siena 85 a 89, Omegna Trapani 88 a 85, Agrigento Biella 81 a 84, Ferentino Rieti 77 a 65, Barcellona Agropoli 86 a 80, Scafati Casal Custerlengo 83 a 71, Casale Monferrato Reggio Calabria 64 a 66. Visto che tutte hanno vinto quelle dietro Rieti, la classifica attuale è questa. Scafati rimane primo a 24 punti, Agrigento difende quel secondo posto importante a 22, si comincia un po' a sfilacciare, quella sorpresa che si chiamava Tortona ormai sta diventando sempre più una certezza e segue a 20 punti. Poi Agropoli, Casale Monferrato e Trapani a 18, Casal Pusterlengo, Siena, Latina e Ferentino 16 punti, NPC Rieti, Acea Roma 14, Reggio Calabria, Omegna, Angelico Biella 12 punti, chiude Barcellona 8. Davide, subito un flash su questo aspetto. Giornata sfortunata, giornata quella del giorno della Befana. Dopo la bella vittoria con Reggio Calabria sono un po' cominciati una serie di problemi, a cominciare dall'infortunio della Rosa. Al tuo infortunio, molto più grave di quello che poi in realtà sembrava, ma di questo ne parleremo tra un attimo. Un momento sfortunato, e in quella domenica in cui Rieti perde, tutte quelle dietro vincono le partite più strane e più difficili. Penso sia la peggiore domenica, non era domenica, ma la peggiore giornata che sia capitata in questo momento. Ma lo dissi già quando venni l'ultima volta in trasmissione, non dobbiamo guardare ai risultati delle altre, ma arrivare a marzo, alzare la testa e vedere dove siamo. Te l'avrei fatta dopo questa domanda, mi hai anticipato. Ti avrei fatto questa domanda dopo, perché mi ricordavo perfettamente che mi dicesti non voglio guardare dietro la classifica, ma voglio guardare avanti. Te avrei chiesto, ma la pensi sempre così, visto che mi fai l'assist, tu sei un uomo certo che fa il play, mi fai l'assist e io lo raccolgo. Certo, che ho detto adesso sarebbero guardare anche i risultati delle altre sarebbe solo un'ulteriore pressione inutile da mettersi addosso. Cioè, noi dobbiamo pensare a noi ogni domenica cercare di vincere. Anzi, adesso che se fate il giro di boa, conosci tutte le squadre, sappiamo che in casa nostra dovremo cercare di non fare più passi falsi. E fuori cercare di fare quei due o tre colpi che ti garantiscono, tra virgolette, una tranquillità. Quindi con gli altri, secondo me, c'è poco da stare a guardare il risultato delle altre partite. Beh, però lo prendo come un esempio particolare, quello di questa giornata. Insomma, lo analizziamo ancora due minuti insieme, poi coinvolgo anche Roberto. Guardiamo la schermata dei risultati. Non volevo dirti guardiamo quello che fanno gli altri, ma la coincidenza che le dirette avversarie, esclusa Roma, Siena che potesse andare a vincere a Latina è una sorpresa, ha vinto ai tempi supplementari, che Omegna potesse battere Trapani non era così scontato, perché Trapani è una bellissima squadra. La vittoria ad Agrigento di Biella, credo la più sorprendente, insieme a quella di Reggio Calabria che vince a Casale Monferrato. E poi vabbè, Barcellona giocava in casa, anche se giocava contro Agropoli, però giocando in casa. Ecco, questo voglio dire, tanti risultati difficili da prevedere, tutti quanti si sono incastrati. Questo lo intendo come sfortuna. Ma ti dico, abbiamo sempre detto che questo campionato è molto equilibrato, in qualunque posto vai a giocare, con qualunque squadra affronti, può succedere di tutto, perché anche noi alla fine, a parte un paio di partite che comunque si è mollato alla fine, tutto questo divario tra altre squadre non c'è. Cioè, anche le squadre che stanno in cima alla classifica, se vai a vedere i risultati, hanno vinto di pochi punti tante partite, cioè non ci sono non c'è l'ammazza campionato. Ma ci sono anche pochi punti tra la stessa Rieti e chi sta a 18, insomma sono due partite di fatto. Infatti 18 sono il quarto posto in questo momento. Agropoli quante ne ha vinte di un punto e si ritrova quarta e poi va a perdere contro Barcellona che è a 8 punti. Secondo me detto, il campionato è molto equilibrato, da adesso in poi la differenza la fa chi sbaglia di meno.
Va bene, senti Roberto, lo coinvolgo anche a te perché insomma abbiamo un po' sofferto, chi l'ha vista direttamente a Ferentino erano parecchi tifosi, chi l'ha vista anche a casa, chi l'ha rivista adesso, perché comunque Ferentino veniva da 6 sconfitte su 7, sapevamo che non avevamo la squadra in grandi condizioni, però alla fine non dico che ci sta o che poteva esserci la sconfitta di Rieti, d'accordo, ma che tutte le altre vincessero, insomma anche questo era una coincidenza. La leggiamo così, cambia un po' la classifica, stavamo più tranquilli prima, insomma. Dai. Questo sicuramente, però lo sai com'è, questo campionato ormai l'abbiamo visto tutte le squadre, no? Parte Scafati forse che ha un organico un po' più lungo, una panchina, e forse Casalmonferrato che a me ha fatto una buona impressione quando abbiamo giocato lì, come tipo di squadra, come si passano la palla e come si muovono. Gli altri sinceramente insomma mi sembra che il livello sia su per giù, almeno dei quintetti sia abbastanza insomma, non dico identico, ma insomma si c'è un grosso equilibrio, quindi come diceva Davide secondo me si può vincere e perdere anche in trasferta con chiunque. Agropoli si è un po' sgonfiata secondo me anche a livello fisico. Per il resto penso che non ci sia da stupirsi di questa cosa, perché poi normalmente le partite durante le feste qualche sorpresa la riservano sempre. È vero. E magari fa la differenza, adesso dico una stupidaggine, il pandoro o il torrone in più, però poi in realtà è così. La concentrazione no? Che si riesce a mantenere durante un periodo che è comunque difficile da gestire sia per lo staff tecnico che per lo staff sanitario. Quindi secondo me qualche sorpresa proprio durante le feste c'è quasi sempre. Adesso dire che è stata una giornata sfortunata, sì, sicuramente si sono incastrati una serie di risultati che ci fanno stare un po' meno tranquilli. Però insomma noi guardiamo avanti, come dice Davide, domenica abbiamo una partita importante, siamo concentrati su quella e speriamo di riuscire a mettere in campo la formazione migliore. Ecco, io su questo ti coinvolgo subito. Questo... No, un altro assist, anche tu giocavi play, No, ho commentato entrambi, Ho fatto le telecronache. Allora, ci inviti sempre insieme, non si sa perché. No! Sempre dopo una sconfitta, sai cosa fatti. I turni lo sai come funziona, non li faccio io, quindi... Va bene. Siete tutti benvenuti. Chi li fa penserà che siamo omogenei, insomma, una coppia omogenea. Senti, c'era il grande dubbio alla vigilia della partita di Ferentino se Parente potesse giocare o no. Della Rosa è infortunato, c'è anche un comunicato stampa della società, ma poi lascio un po' a dire a te la situazione di Della Rosa. Ci sono delle notizie fresche, anche se niente di che, però le riporterai tu. Ma la domanda è questa: alla vigilia di Ferentino c'era il grande dubbio, Parente gioca o non gioca? Perché si è infortunato contro Reggio Calabria nel secondo quarto, un tallone gonfio così, il giorno prima uno dice non può giocare, come fa a giocare il giorno successivo? Avevo ospiti qui, Paolo Matteucci, tanto per dire, aveva lasciato margine di incertezza dicendo dovrà giocare quasi per forza perché non abbiamo altri play. E ha giocato, come hai fatto a farlo giocare? Allora innanzitutto Davide ha giocato perché sono riuscito a farlo giocare grazie anche alla disponibilità di Davide a giocare, perché non sempre è così, e quindi chiaramente Davide è entrato in campo in una condizione difficile, una condizione in cui ogni appoggio, ogni passo, ogni stacco diventa comunque da gestire. Adesso qualcuno potrà pensare che è un discorso insomma un po' campato in aria, però io sfido chiunque, anche chi fa l'impiegato in banca, a lavorare tutta la mattinata 8 ore con una spalla che ti fa male. È chiaro che i tuoi movimenti non sono fluidi e quindi la velocità del movimento che esegui non è normale, quindi magari ti si forma la fila alla cassa perché tu non vai veloce come vai normalmente. Questo vale per l'impiegato e vale anche per l'atleta. In quel caso quindi, ci sono i certificati, in questo caso non poteva dire c'è stata la disponibilità di Davide a provare ad entrare in campo, abbiamo chiaramente nel giorno e mezzo, due che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo cercato di fare il massimo per diminuire il dolore. Hai fatto dei antidolorifici, un'infiltrazione, qualcosa? Abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, diciamo. E Davide è entrato in campo. È chiaro che, ripeto, ogni tiro
qui parliamo di frazioni di secondo, di necessità, anche di spostamenti laterali meno fluidi, di che ne so, 10 cm di meno di salto durante l'esecuzione del tiro. Insomma, chiaramente Davide è entrato in campo a meno mato, ha dato disponibilità a giocare, è entrato in campo, ha cercato di fare il massimo. Non era certo nelle condizioni. Non era certo nel massimo delle condizioni. E ancora oggi stiamo purtroppo combattendo con questo dolore, che non è un infortunio che chiaramente eclatante. Sì, però è un infortunio molto, quello di molto, Della Rosa, c'è cioè una lesione al tendine eclatante. Però è molto 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 difficile da far migliorare in tempi brevi, perché è una contusione ossea che genera soprattutto dolore, che chiaramente limita molto le possibilità. Quindi stiamo cercando in questi 3 giorni di eliminare questa sintomatologia dolorosa al meglio possibile. L'idea sarebbe quello di metterlo in campo giovedì per fare un buon allenamento, e venerdì, insomma, giovedì e venerdì fare 2 buoni allenamenti per dargli un po' di condizione fisica, visto che comunque sono ormai a 5-6 giorni che Davide è fermo. Ecco, c'è stato per tutta la squadra 4 giorni di riposo, no? Dopo Ferentino. Per Davide ce ne sono stati di più, perché dopo questi trattamenti che ti hanno mandato in campo, le 48 ore successive credo che non siano state momenti splendidi per te. Letto. Sto a letto a riposarmi. Quindi dal campo a letto, per un atleta non è una banalità. Vorrei aggiungere, se vuoi dillo tu, un problema al pollice della mano destra, che è la mano con cui tu tiri, che da quanto tempo? Da partita col Tortona. Hai una lussazione al pollice? Cioè, un legamentino, sì. Se n'è andato. Se n'è andato per fatti suoi. Ho preso un calcio durante la partita, quando mi sono tuffato su un pallone e ho la mano gonfia. Beh, direi che questo, se può incidere sul rendimento di un giocatore, è legittimo. Ma ti dico, non sono uno che si nasconde dietro ai problemi fisici o altre. Però ci sono, insomma. A me, sinceramente, preferisco più provarci che dire no. Sì, però scusami, possiamo rivedere questa azione? Grazie Samuele dalla regia che l'hai pescata. Voglio prendere come un esempio, no? Allora, il parente di Ferentino è questo parente qui, che fa un'azione di questo genere, è certo che tu non puoi farle queste azioni con il tallone di adesso. Per fare un esempio. Oggi no. Ti dico, allora... Oggi no. Neanche a Ferentino? Oggi no, domenica ci proveremo. Però diciamo che certamente, ecco, è difficile riuscire a sviluppare una velocità del genere. Il suo tiro da tre e queste azioni sono i suoi punti forti. Se glieli togli entrambi, un po' perché ha il pollice, un po' al tallone, è ovvio che parente renda di meno, è ovvio che questo incida sulla squadra. È un dato di fatto, però poi le critiche le facciamo anche noi, dicendo la squadra sta giocando male, attacca male. A mio avviso vanno un po' anche contestualizzate e approfondite, sei d'accordo Davide? Ma ti dicevo, non sono uno che arranca soprattutto scuse di problemi fisici. Detto, se io scendo in campo è perché ci voglio provare. E ti dico, non mi posso permettere la partita che ho fatto a Ferentino, quindi è questione anche mentale. Sicuramente ci vuole un po' di abitudine anche a giocare sul dolore. Quella era la prima volta che quest'anno giocavo sul dolore, quindi secondo me se poi diventa un'abitudine, magari mi abituo anche a giocare sul dolore. Però insomma, prestazioni... sono piovute anche parecchie critiche negli ultimi tempi su questo. Ma ti dico, facciamo un po' anche da parafulmine verso la squadra. Preferisco che si critichi me che rispetto a tutti gli altri della squadra. Le spalle grosse diciamo che ce l'abbiamo, io Picchio e qualcun altro in squadra. Detto, è vero che i giocatori un po' più in vista, detto, non ci possiamo permettere di fare delle prestazioni così, se no la squadra ne risente. Beh, però facciamo un'analisi un pochino più tecnica. Comprendo e condivido ovviamente quello che tu dici, però... il fatto che oggi la squadra giochi con un solo play, l'infortunio di Della Rosa, il fatto che tu non sia stato bene, che altri giocatori hanno avuto dei piccoli acciacchi, ripeto, poi ricoinvolgiamo anche Ciccotti che ce lo dica, è un dato di fatto. O c'è un'involuzione tecnica? Questa è una domanda che ti faccio per spiegare un po', fermo restando che Reggio Calabria è venuta una buona vittoria, però se guardiamo le ultime 5 partite, se non ricordo male, c'è stata soltanto una.
una vittoria. Ecco, c'è un discorso anche tecnico, il fatto che si realizzi poco. Parliamo un po' anche sotto l'aspetto non emotivo, ma proprio... Ti dico, secondo me involuzione tecnica non tanto, che comunque poi le partite le analizziamo, con Nunzi facciamo sempre riunioni, vediamo le cose che sono andate bene, le cose che sono andate male, le cose su cui dobbiamo migliorare di volta in volta. Involuzione tecnica non tanto, questione di percentuale di tiro in una stagione possono, perché stiamo prendendo gli stessi tiri che prendevamo prima, tanto che questo è un periodo, sono 2-3 partite che le percentuali di squadra sono scese, ci può stare come in una stagione che hai in questo periodo che... Però il rendimento dell'attacco, delle azioni offensive, dei punti realizzati, dipende da questo o anche da altro? Ma secondo me, detto, è un periodo, noi dobbiamo, non dobbiamo cercare di... Forse, la cosa da migliorare magari è quando vedi che le percentuali scendono, sicuramente dovremmo cercare di provare a fare qualcosa di diverso, cosa che stiamo già cercando, ci stiamo già lavorando. Per dirti, la partita contro Reggio Calabria, secondo me, l'hai vinta strettamente in difesa, perché loro in attacco loro non sapevano più cosa fare, a parte il primo quarto, poi per tre quarti hanno fatto una fatica in attacco. Noi abbiamo alternato momenti buoni a momenti cattivi, abbiamo avuto il secondo quarto di Picchio che ha fatto tutto quello che doveva fare il resto della squadra, ha cominciato alla fine del primo quarto, esatto. E da là, comunque, in difesa però siamo stati costanti per quasi tutta la partita, a parte il primo quarto. E quindi dico, quella è una delle classiche partite che la vinci nella tua metà campo. Poi ci sono altre partite in cui vedi Agropoli, la partita che facemmo Agropoli, che la vinci capendo come attaccarli, e l'avevamo messi in difficoltà. E altre partite in cui devi fare tutte e due le cose, certo, ogni partita è una storia a sé. Io torno sul messaggio iniziale che davi tu dicendo non possiamo e non dobbiamo guardare le altre ma guardare a noi. Noi sappiamo che dobbiamo fare 6 vittorie o 7 vittorie e concentrarci nel fare quello. Lo condivido. Questo che tu dici poi è chiaro che va trasmesso anche a tutta la squadra, agli americani che sono giovani, ai giovani che devono dare un aiuto, e quindi di creare quel clima affinché si lavori in quella direzione lì. Allora ti dico, nella squadra non... è normale che quando le cose vanno bene ci si esalta, e quando magari arrivano un paio di sconfitte ci possa essere quello sconforto, tra virgolette. Però siamo un gruppo che dall'inizio dell'anno è stato sempre unito. Per esempio dopo la partita di Ferrentino, io personalmente ho mandato un messaggio a tutti i miei compagni di squadra chiedendo scusa della mia partita, e tutti quanti non hanno, cioè a tutti quanti hanno risposto che le sconfitte perdiamo e vinciamo tutti insieme, adesso dobbiamo prenderci questi 2-3 giorni di pausa per ricaricare tutti quanti le batterie e ripresentarci alla prossima partita che dobbiamo assolutamente vincere. Quindi detto, non, come gruppo non c'è nessunissimo problema. Penso solo che capita un periodo della stagione in cui si è un po' in down sia fisicamente che mentalmente, basta veramente poco per rifar scoccare la scintilla. Va bene, comunicato ufficiale oggi della società, Roberto dicelo tu, perché Gianluca Della Rosa anche lui ha avuto riposo, è stato in Toscana, a Pistoia nella sua città. È rientrato, diamo un po' Luca, su Della Rosa. Ha seguito esattamente quello che avevamo prestabilito, ha fatto una settimana di riposo assoluto con il ginocchio immobile con un tutore. Ieri ha effettuato una nuova risonanza magnetica che fortunatamente è stata abbastanza confortante, nel senso che ha sostanzialmente dato il risultato che ci aspettavamo, cioè in realtà il ginocchio a livello capsulo legamentoso non ha avuto nessun tipo di trauma, insomma, grave. Che vuol dire lesione del menisco?
Allora, ieri c'è stato, dopo la risonanza magnetica, abbiamo fatto una consulenza con il nostro consulente ortopedico quest'anno, che è il dottor Trabattoni, che ringrazio tra l'altro per la disponibilità. Esiste nell'immagine di risonanza, ma anche clinicamente, insomma, dalle prove che ha fatto il dottore, una dolenzia del corno anteriore del menisco esterno, ma dalla risonanza si evidenzia il fatto che probabilmente questo corno aveva già in precedenza subito qualche piccolo stress. Tra l'altro il movimento che fa è talmente tanto veloce da, insomma, e l'assenza soprattutto di un gonfiore, insomma, importante, ci dice che probabilmente questo movimento di Gianluca ha solamente riacutizzato qualcosa che probabilmente era già presente in precedenza, aggravandolo chiaramente. Non è rotto. Non è un menisco rotto, è un menisco che ha subito. Quindi non c'è l'artrosco bisogno di No, non c'è bisogno di intervento chirurgico, stiamo facendo un trattamento conservativo. Non è rotto, ha subito un trauma da schiacciamento. Ma in 45 giorni lo ridanno integro? 45 giorni è un tempo, diciamo, che ci siamo presi per poter lavorare e restituire Gianluca completamente integro. È chiaro che se poi riusciamo a ottimizzare i tempi, riusciamo a portarlo in campo in un tempo minore, questo chiaramente è l'intento di tutti. Però, insomma, dobbiamo anche dare tempo biologico alla struttura di riprendere, insomma, ad avere la sua funzionalità. Insomma, il menisco non è una cosa sciocca, insomma. Tutti quanti ormai parlano, dicono, vabbè, il menisco, fai un intervento, artroscopia, però il menisco c'è e oggi l'orientamento della chirurgia è quello di conservare, perché se c'è significa che ha una funzione importante. Sì, mi viene da ridere quando uno dice fai un menisco in artroscopia una settimana, 10 giorni, poi stanno tutti 2 mesi fermi. Se fai l'impiegato delle poste, probabilmente sì. Tra l'altro. Se fai l'atleta, non è così. Ma poi c'è da recuperare uno stato di forma, perché è un conto dire è risolto il problema. Ma infatti nei 45 giorni, andare in campo nei 45 giorni è compresa anche l'idea di dare a Gianluca la possibilità di avere almeno 10-12 giorni di allenamento con la squadra di ricondizionamento atletico con Roberto Carapacchi, per poterlo presentare in campo non dopo che ha finito l'iter riabilitativo, ma dopo che ha fatto, oltre all'iter riabilitativo, anche una parte di ripresa fisica. Quindi questo è l'iter, insomma, che viene seguito normalmente. Ci lo auguriamo, tanti auguri davvero Gianluca. Noi mandiamo il servizio come sempre, lo dico sempre, una sintesi della partita, quello di Gaetano Laghetti con il Maurizio Rossi in commento. Prima giornata del girone di ritorno e delusione per la NPC ed i suoi tifosi. A Ferentino arriva la sconfitta, 77-65, meno netta di 12 punti di distacco. La speranza di riportare un successo c'era nei cuori della squadra e dei 150 tifosi sabini giunti in ciociaria. Purtroppo la settimana non era stata delle migliori per la squadra di coach Nunzi. Dopo la vittoria con Reggio Calabria sono cominciati i problemi con l'infortunio di De La Rosa, gli acciacchi per Parente, Pepper e Mortellaro con un occhio tumefatto. Eppure, nonostante tutti i problemi, la NPC è riuscita a tenere egregiamente il campo per quasi tutti i 40 minuti. L'inizio è dei padroni di casa con Gigli e Imbrò sugli scudi. La NPC reagisce con un ottimo Buckles e Pepper che firma il sorpasso con la tripla del 22-20. Qui vengono fuori tutti i limiti di questa squadra. Panchina corta e attacco che non riesce a trovare più le soluzioni migliori con brutte percentuali da 3. Rieti non segna più, spadellando da tutte le posizioni, soprattutto dall'arco dei 6-75. Ferentino fa il vuoto con l'ingresso dei giovani Carnovali e Benvenuti, che fanno la differenza, ed una tripla di Raimond chiude un parziale devastante di 21-4. Che sembrerebbe chiudere il match con una NPC inesistente in attacco. Si va all'intervallo lungo con Ferentino in vantaggio 44-32. La forza della NPC sta soprattutto nella voglia di non mollare mai. Longobardi e Buckles confezionano un 5-0 che li rimette in carreggiata. Ci pensano gli arbitri a fermare l'inerzia reatina, sanzionando il secondo tecnico al coach Nunzi, che era entrato in campo per rimproverare i suoi giocatori per un mancato rientro difensivo e conseguente espulsione.
Rieti trova ancora difficoltà in attacco, ma con una difesa arcigna riesce a restare in partita nonostante i reiterati tentativi di allungo dei padroni di casa, con un vantaggio sempre oscillante tra i 7 e i 12 punti. A meno di 7 minuti dal termine il punteggio è di 61 a 54 per i padroni di casa, con la NPC che fallisce ripetutamente, vuoi per clamorosi errori sotto canestro di Benedusi e Pepper, vuoi per alcune cervellotiche decisioni dei direttori di gara, la possibilità di un avvicinamento importante. Le triple di Bowers e Raymond sembrano chiudere definitivamente il match, ma Rieti è dura a morire, con un monumentale Buckles autore di 20 punti con 18 rimbalzi e con il sostegno e l'incitamento incessante dei suoi tifosi arriva al meno 7 a 1 minuto e 30 dal termine, con Parente che fallisce l'ennesima tripla della sua partita per il possibile meno 4. Il match termina qui, una sconfitta resa ancora più grave dalle concomitanti e inaspettate vittorie di Biella Omegna, Reggio Calabria e Barcellona, che si avvicinano pericolosamente, ma la NPC deve pensare ad allungare questo roster, che ora è ancora più corto di prima, e a come risolvere i problemi di un attacco asfittico, il meno prolifico del girone, segnando poco più di 60 punti a partita. Per sperare in una salvezza tranquilla bisognerà vincerne almeno 6-7 delle prossime 14, a cominciare da domenica 17, quando arriverà a Rieti Latina. Allora Roberto, voglio coinvolgerti subito non con una domanda tecnica ma una curiosità. No, anche perché lo sai che io non parlo di cose tecniche. Non ne sai nulla. Non ne so nulla, non ne capisco nulla. Non ne capisci nulla. Allora ti faccio un'altra domanda. Ma Nunzi, quando è stato espulso? La giacca, no, dove l'ha lasciata? No, allora, Nunzi aveva lasciato già la giacca nello spogliatoio tra il secondo e il terzo quarto. Ah, ecco! Uno. Quindi ce l'aveva nello spogliatoio, è uscito in camicia? Sul mio lettino. È uscito in camicia perché la partita, insomma, si era abbastanza... Si erano alzati un po' i toni. Noi all'inizio del terzo quarto siamo rientrati molto bene, abbiamo fatto un 5-0 e... A me non piace parlare dell'arbitraggio, sinceramente... Diciamo solo che insomma era una tripla inadeguata secondo me a livello di personalità, di gestione e insomma anche per la blasone anche dei giocatori insomma che erano in campo, secondo me era una tripla inadeguata, cioè impreparata. Una partita così meritava tre ma secondo me era semplicemente eccessiva, semplicemente un allenatore si stanno giocando semplicemente impreparati. Io quando parlo degli arbitri per impreparati intendo arbitri che non riescono a mantenere durante la partita un metro arbitrale che sia univoco, perché io gioco e so per esempio nella partita contro Reggio Calabria c'è stato un metro arbitrale che ha permesso dall'inizio alla fine e noi e loro ci siamo adeguati è stata una partita dura, però è stata si è fischiato sempre allo stesso modo, quindi io giocatore so quello che posso permettermi oppure no. E contro Fiorentino invece questo non è successo, cioè fischi senza senso oppure falli che nella metà campo erano fallo e nell'altra metà campo no. Nel caso specifico Luciano aveva solamente, forse magari in maniera un po' colorita, ripreso un nostro giocatore per un problema in difesa. L'arbitro che era lontano ha pensato che stesse facendo una protesta contro di lui e lì giustamente, come dice Luciano, se si vuol parlare di collaborazione, un arbitro più esperto e più intelligente avrebbe capito che, visto che non si aveva già subito un tecnico, poteva magari soprassedere, no? E avvicinarsi, magari riprenderlo, no? E invece, forse per inesperienza o anche per... poca lucidità in quel momento. Per protagonismo anche magari. Ma guarda, per essere protagonisti bisogna essere intelligenti. Cioè tu dici neanche quello era. No, dico solo che per essere protagonisti bisogna essere intelligenti. Sai, io ho avuto diversi minuti in diretta dove credevo che non fosse stato espulso. Tra l'altro non usciva Luciano. L'ho visto in camicia, in particolare che avesse lasciato la giacca, ce lo sveli tu adesso. E non usciva, ho detto allora non è espulsione. Però avevo visto un fallo tecnico, poi con le telecronache della Lega. Sì, ma noi all'inizio non c'eravamo neanche accorti, ripeto, perché tutti quanti in panchina abbiamo visto Luciano entrare in campo per riprendere un giocatore, quindi non pensavamo,
insomma, che l'arbitro avrebbe fischiato un fallo tecnico. Poi così è stato e niente. Cioè Alessandro Rossi diventa coach, vi guida per un tempo e mezzo, Davide, e lì c'è una reazione che non ti aspetti. Perché avete cominciato, qualcuno ha detto, hanno giocato quasi meglio, però era anche una reazione. No, è stata una reazione, no? Più che altro, certe volte gli allenatori lo fanno anche di prendersi un tecnico... Per dare una carica. Per dare una scossa sia a livello arbitrale che a livello emotivo ai giocatori. Quello, noi eravamo già entrati bene nel terzo quarto. Io chiesi all'arbitro perché mi avesse dato tecnico, e l'arbitro che gli ha dato tecnico mi ha detto perché era a 2 metri dentro il campo. E infatti là io gli ho chiesto, ho detto scusami, ma già gli avevate dato un tecnico, sai che espulsione? Ho detto potevi benissimo con la mano dirgli coach stia al suo posto. E mi fa, ma è uscito spontaneo darglielo perché stava a 2 metri dentro, non c'era più il richiamo perché avevamo già tecnico. Forse è l'esperienza. Quindi come ha detto Roberto, un fischio pesa, cioè una partita importante così dove ti giochi un campionato, una parte di campionato, una diretta avversaria, tu non puoi togliere il coach a una delle due, senza fare, lasciali giocare, senza dai, fare critiche inutili, perché come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri, però magari veramente con col senno di poi un arbitro magari tra virgolette più esperto poteva capire il momento della partita e dire ha già preso un tecnico prima, lo richiamo per questa volta, se lo rifà lo penalizza. Ha pesato, ha inciso questa espulsione a tuo avviso? Ha pesato più in termini che in quel momento che avevamo preso l'inerzia, che avevamo l'inerzia da un 5-0 con molta aggressività, si è fermato il tempo regalando i tiri liberi e possesso, di cui mi sembra che abbiamo subito anche canestro su quell'azione. Cambia l'inerzia di inizio terzo quarto, stiamo parlando, quindi poi la partita è proseguita. Lunga. Cioè l'inerzia è durata poco, poi serviva di nuovo il coach che fosse lì a guidarvi, come è ovvio che sia, perché è uno sport dove conta e conta molto. Sentiamolo, Luciano Nunzi, alla fine di questa partita. Fare i complimenti a Ferentino perché ha fatto una partita di squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà è riuscita sempre a trovare l'uomo libero e a fare canestri veramente, veramente pesanti. Poi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché comunque venire a giocare su questo campo con questa squadra e magari restare in partita come abbiamo fatto noi con... diciamo un po' di problemi. È stata una buona indicazione. Mi dispiace per l'episodio, però obiettivamente comincio ad avere molte perplessità, in quanto non veramente si fa fatica da domenica a domenica a capire cosa si può e non si può fare una volta. Si incontrano delle terne che fanno determinate cose, la settimana dopo se ne incontrano altre che fanno esattamente il contrario. È anche difficile per noi allenatori che andiamo a cercare di correggere gli errori sui passi dei giocatori, sugli antisportivi, sui blocchi sulla palla, poi andare a dire ai nostri ragazzi cosa devono fare, quando invece poi dopo ogni domenica troviamo un metro completamente diverso. Però al di là di quello, ripeto, complimenti a Ferentino, perché poi dopo la mole di gioco svolta alla fine è stata praticamente identica, perché se vediamo le statistiche terminiamo con 67 tiri per squadra, quindi vuol dire che abbiamo prodotto più o meno le stesse situazioni, però Ferentino si è passata molto di più la palla e la dimostrazione di 18 assist a 7 è segnale evidente che si sono cercati di più, hanno cercato sempre di più l'uomo libero, invece noi qualche volta siamo caduti negli errori che sappiamo fare, però non riusciamo a risolverli, però continueremo a lavorare. Ero fiducioso perché comunque sia, è chiaro che dovevamo sfruttare il momento di difficoltà che aveva Ferentino, credo che per loro oggi giocare non era molto semplice, perché venivano da una sconfitta interna, venivano da una situazione più o meno come la nostra a livello di infortuni, quindi comunque era una partita che poteva essere pericolosa per tutte e due le squadre. Noi l'avevamo preparata secondo me in maniera buona la partita, anzi, solo che
secondo me il primo tempo non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, soprattutto a livello di non farli correre. Loro difatti hanno prodotto almeno 18 punti in transizione su 44 segnati, sommati poi alle problematiche che vi dicevo prima, non siamo riusciti a fare un tiro da dentro l'area senza che non ci fosse fischiato un fallo, quindi chiaramente contro una squadra di una fisicità come Fiorentino diventa difficile poi dopo giocare sul perimetro. Quindi diciamo che a livello offensivo siamo un po' stati anche limitati dal fatto che siamo arrivati spesso dentro l'area, ma credo che poi le immagini lo possono dire tranquillamente, quindi non è che dico niente di strano. Con zero tutela sui contatti fisici, lì abbiamo un po' preso un piccolo break che ci ha un po' poi dopo condizionato tutto il resto della partita. Beh, questa è l'analisi del coach, ovviamente sono passati anche parecchi giorni, anche lui torna sul discorso di alcune scelte arbitrali e comunque diciamo che Fiorentino è stata un po' in questa fase del campionato la bestia nera di Rieti, perché è venuta la prima giornata in cui la NPC doveva ancora rodarsi, loro erano già in ottime condizioni, una grande partita di Imbro, e poi trova in un momento di crisi di nuovo una Rieti in grande difficoltà per problemi fisici, riesce comunque a spuntarla. 2-0 per Fiorentino in questo, per il momento è stata l'avversaria peggiore che la Rieti, che Rieti abbia potuto incontrare. Sentiamo coach Anzaloni, tra l'altro, che è vice allenatore, perché Fucà è stato mandato via, e sentiamo anche lui cosa dice di questa gara. Vittoria è frutto di tanto buon lavoro, che parte ancora più lontano, parte dalla costruzione di questa squadra, dal carattere e lo spessore che hanno questi ragazzi, che hanno continuato a lavorare duro anche con tante sconfitte. Non è facile perdere e continuare a lavorare con la stessa determinazione e la stessa intensità, perché le vittorie danno fiducia, danno morale, danno voglia di tornare in palestra. Questa situazione nell'ultimo periodo non c'era, e quindi bisogna dire che loro hanno fatto un gran lavoro di qualità in palestra e di tenacia proprio nel continuare a perseverare in quello che stavano facendo. Il fatto di Scafati è un'ulteriore prova di questo. Eravamo in un buon periodo, cioè un buon periodo nel senso in una buona partita, abbiamo fatto una buona partita con un ottimo approccio e l'avevamo persa. Questa l'abbiamo fatta sapendo che l'approccio e l'atteggiamento doveva essere lo stesso, e poi ci doveva essere una prosecuzione un po' più lunga del periodo di prestazione della squadra. Ci ha mancato l'ultimo quarto di Scafati, stasera abbiamo avuto una flessione fra il terzo e il quarto quarto, per fortuna siamo stati bravi a rimetterci in pista. Abbiamo fatto Cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Amministrazioni Immobili SRL offre un servizio qualificato per la gestione delle amministrazioni condominiali e immobiliari. Attraverso software all'avanguardia, Amministrazioni Immobili ti permetterà, in maniera del tutto riservata, di consultare l'elenco dei fornitori, monitorare la tua situazione contabile, utilizzare una personale bacheca condominiale ed aggiornare i tuoi dati direttamente dal tuo PC senza alcuna attesa. Rivolgendoti a noi, consulenze in materia condominiale e contratti di locazione non saranno più un problema.
Disponiamo di un'equipe di operatori altamente qualificati e offriamo corsi di formazione per amministratori di condominio direttamente nella nostra sede, oltre che corsi di formazione professionale e periodica ai sensi del Decreto Ministeriale 140 del 2014. Siamo inoltre sede provinciale ANAP, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti. Ci troviamo a Rieti, in via delle Ortensie 42, e siamo presenti anche su Roma, Tortoreto Lido e Alba Adriatica. Amministrazioni Immobili SRL. Qualità e innovazione nella gestione condominiale e immobiliare. Bene, torniamo in studio, torniamo per proseguire la nostra chiacchierata, ma soprattutto vedere un po' la condizione attuale. Tu, Davide, hai fatto attività a parte o riposo assoluto in questi giorni? Hai guardato anche la squadra o non sei andato per niente al palazzo? Sì, no, sono stato al palazzo a guardare allenamenti, a fare terapie. Chi la portava la palla? Il Dalgo. Visto che tu non c'eri, della Rosa neanche, ci facciamo una battuta, però insomma, dal punto di vista anche del provare gli schemi, del preparare le partite, credo che questo un po' anche per il coach sia un problema, in effetti, no? Sì, sicuramente è un problema. Comunque i ragazzi, come ha detto anche Luciano in sala stampa, hanno dall'inizio dell'anno ognuno ha dato sempre la massima disponibilità, anche a sacrificarsi in cose che magari non riescono naturali fare. Infatti anche il Dalgo a Ferrentino ha provato così alla cieca a giocare playmaker, è andato anche bene. Tutti i ragazzi che ascoltano, prendono, se gli dai un consiglio. Quindi è vero che preparare un allenamento in queste condizioni è difficile per l'allenatore, però comunque è sempre una squadra che se ti può dare una mano te la dà, quindi si sopperisce, diciamo. Quanto ti manca della Rosa? Dal punto di vista anche delle energie, perché è vero che tu sei abituato a giocare da protagonista e a giocare oltre 35 minuti a partita, però anche dall'inizio con ottime prestazioni, giocando sempre tanto, e alla fine uno, non dico che si stanchi, però le energie sono quelle, insomma. Gianluca manca per tante cose, sia per il discorso prettamente di rifarmi rifiatare, ha un altro tipo di discorso che abbiamo anche cominciato a giocare spesso insieme, io mi potevo spostare da guardia, quindi c'erano anche altre soluzioni tattiche che si potevano usare durante la partita, per gli allenamenti, come il ragazzo sicuramente adesso comunque è stato via 10 giorni per fare delle visite a casa sua, però nel gruppo è rientrato, però insomma sì, nel gruppo adesso è rientrato. Però già anche nella trasferta di Ferrentino, anche solo entro il pullman, si percepiva l'assenza. Queste sono piccole cose che dal di fuori magari non si vedono, però dentro una squadra si sentono. Senti, si parla molto di mercato, insomma, già da un po' si dice che la società sta cercando comunque delle soluzioni anche in questo ruolo di play guardia. E non sappiamo se già si riesce a risolvere qualcosa per domenica contro Latina, o magari la settimana successiva, o magari no, non lo sappiamo ancora. In questo caso, vista l'assenza di Della Rosa, anche le tue condizioni, che non puoi giocare 40 minuti, può davvero essere Hidalgo, insistendo in quel ruolo lì, l'alternativa? È l'unica che c'è in questo momento in squadra? No, perché secondo me anche gli altri esterni, per la tipologia di squadra che siamo e per i giochi che abbiamo, possono. Abbiamo varie soluzioni per entrare dentro i giochi. Quindi non per necessariamente con un playmaker che porta la palla dall'altra, il classico che porta la palla dall'altra parte, mette a posto i giocatori, ma abbiamo un sistema anche molto veloce di entrare negli schemi che chiunque può iniziare con la palla in mano. Infatti spesso anche nelle ultime partite, ogni tanto quando vedo che Pepper non è tanto coinvolto, gli faccio prendere la palla direttamente a lui per farli entrare direttamente in schemi veloci. Tra l'altro sarebbe in grado, perché ha un buon palleggio. Hanno tutti le capacità di gestire il pallone in questa squadra. È normale che poi magari ci sono dei momenti in cui bisogna fermarsi, mettere a posto i singoli giocatori, là devi essere, tra virgolette, più abituato a farlo, e là serve un playmaker.
Allora, abbiamo un attimo una sorpresa, che non è una sorpresa perché comunque lo è per voi che ci state ascoltando, ma quando abbiamo accennato a degli argomenti, come per esempio il mercato, ho lasciato un po' aperto il discorso senza darvi notizie particolari, volutamente, perché abbiamo al telefono il presidente Giuseppe Cattani. Buonasera, bentornato in Italia, presidente. Buonasera a tutti, ciao a chi è in studio. Buonasera. Ho qui Roberto Ciccotti e Davide Parente. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Salve. Sì, sei in Italia perché sento un po' di interferenza o ci mette un po' arrivare alla tua risposta. Sei no, già... siamo sono in Italia, sono in macchina, arrivo a casa. Bene, com'è andata? Il tempo com'è stato? Ti vediamo abbronzato, anche se abbiamo una tua foto qui di fine agosto, quindi potrebbe essere sovrapponibile a quella di adesso. È piovuto o no alle Seychelles? È piovuto, però ci ha salvato gli ultimi tre giorni, è andata benino, via. Una settimana che serviva. Piove sul bagnato perché la tua squadra ha perso il giorno della Befana, ti è mancata? Sì, mi è mancata, ma anche se siamo stati poi bene, perché abbiamo trovato dei tifosi delle squadre avversarie in villaggio, giù c'era un capo tifoso del Barcellona Pozzo di Cotto e un altro di Biella, quindi eravamo proprio tutti interessati ai risultati, hanno festeggiato loro chiaramente, della Befana, perché hanno vinto Barcellona, tutti e due, e Barcellona e Biella, avete trovato dei tifosi di Barcellona e Biella, però te li sei andati a scegliere, sì. Hai scelto un villaggio apposta, insomma. No, non lo sapevamo, è stata una gradita sorpresa, perché certo. Il direttore del villaggio era un ex giocatore della Panasonic Reggio Calabria, Gabriel De Simone, un italo argentino, quindi siamo stati molto bene. Senti Peppe, da lì so che avevi quasi un ufficio portatile tra computer o telefono o comunque tutto il roaming organizzato per qualsiasi cosa potesse accadere, parliamo soprattutto di mercato. È accaduto qualcosa appena atterrato in Italia? Hai degli aggiornamenti in tempo reale da darci? Ma noi siamo sempre sull'obiettivo primario, che è quello che sapete tutti. Stiamo aspettando una risposta da Mordente per vedere se ci onorerà la sua presenza per terminare questo campionato. Con Gianluca Martini siamo stati in contatto giornaliero e abbiamo portato avanti altre situazioni in alternativa a un eventuale rifiuto di Mordente. È chiaro che adesso siamo agli sgoccioli perché abbiamo aspettato pure troppo. Io credo che se non sarà domani, al massimo giovedì, o sì o no, dobbiamo chiudere questa situazione e eventualmente muoverci su altri obiettivi. Quindi è probabile che per il derby di Latina ci sia un giocatore in più? Questo non te lo so dire, Roberto. Purtroppo sto in macchina adesso e domani mattina faremo un po' il punto di persona sia con Luciano, con Gianluca e con gli altri collaboratori. Vedremo un attimo, anche perché ho saputo che poi Davide c'ha un problemino al tallone, che oggi ha fatto un accertamento e non sappiamo l'entità dell'infortunio. È qui Gianluca, è qui. Della Rosa. Senti, Davide è qui, ti aggiorna in tempo reale, appena tornato. Domani mattina. Domani mattina. Niente, domani mattina. Sì, io so che domani mattina abbiamo il responso della risonanza. Sì, ascolta, ma nel caso in cui state seguendo questa pista importante di Marco Mordente, ormai non più nascosta, ma mi arriva notizia che le tante squadre in fila sono diventate poche e quindi le possibilità aumentano di poterlo avere a Rieti? Ma noi abbiamo fatto una proposta, secondo noi importante, che ci possa garantire una certa priorità, una relazione nei riguardi del giocatore, però io poi non sono abituato anche a chiuderle abbastanza celermente le cose, questo è andato avanti un po' troppo e francamente siamo agli sgocci della partita importantissima come Latina e io vorrei chiudere il prima possibile, o in senso positivo o negativo. Che percentuale ci sono verso il sì? 60%. Però potrei quasi salutarti su questo, eh? Ma come vuoi, se tu vuoi salutarmi. Io adesso prenderò un attimino in mano la situazione stasera perché avevo difficoltà di connessione dove stavo e c'ho un po' di
di documentazione da, da leggere stasera. Potevi, però ecco, se avete mai riferito Gianluca, potevi una cosa potrebbe andare verso giù. Peppe, scusami, una battuta era, eh? Potevi montare un traliccio al volo, sistemavi la linea, te la portavi da qui. Tu, che tu abbia problemi di linea, che lavori su quello, insomma, mi è venuta la battuta, perdonami però. No, lo so, ma infatti mi sono proposto, andrei volentieri a implementare la rete Wi-Fi in quei luoghi. Ti accompagno, guarda, va bene, ti accompagno volentieri. Senti, saluti a te. Mi piace poi ricevere una notizia come quella che abbiamo ricevuta appena sceso dall'aereo, che ci hanno fatto una multa abbastanza sostanziosa a Ferentino. Io da quello che abbiamo potuto capire non ho visto la partita, quindi non so che è successo, ma dai commenti che sono arrivati anche dagli altri che erano lì in villaggio, che leggevano nei forum, l'arbitraggio a Ferentino non è stato di quelli che dobbiamo lodare, anzi ci hanno punito oltremodo, al di là dell'aspetto tecnico che non posso giudicare, però una multa di 2000 euro secondo me è veramente esagerata a questo punto. 2000 euro, ti hai fatto una vacanza tranquillo, come se ti fosse costata 2000 euro in più questa vacanza. Sì, però veramente, io non so quello che possa essere successo, però la federazione bisogna che si dia una regolata, perché veramente le società già hanno tanti e tanti problemi per arrivare a fine stagione e hanno queste batoste che secondo me credo siano immeritate, non sapendo i fatti che sono successi, però c'è cioè, l'espulsione di Luciano per un tecnico dato, il secondo tecnico, perché stava lamentandosi con i nostri giocatori che hanno sbagliato una fase difensiva, è stato espulso col secondo tecnico, altre decisioni un po' così, diciamo, non lo so, 2000 euro non sono accettabili, non sono accettabili. No, hai ragione, ci dispiace che tu abbia avuto questa ulteriore brutta notizia, ma domenica si gioca, speriamo che lì arrivi finalmente qualche bella notizia. Intanto grazie molte. Sì, la bella notizia secondo me dovrebbe arrivare domani mattina, che Davide sia in salute, non ci abbia niente di grave, ci possa aiutare come ha fatto fino adesso, e Gianluca ce l'avrà per 30-40 giorni, quindi siamo veramente un po' corti in questo momento. La partita latina è fondamentale, domenica riveste un'importanza grande, perché vincendo domenica riporteremo indietro pure loro. Andando male, insomma, si metterebbe un po' difficile per noi, da come vedo. Anche perché, parlando poi lì con questi signori, che ripeto, proprio involontariamente li abbiamo trovati in villaggio, loro con la vittoria di Barcellona di domenica contro Agropoli hanno ripreso spirito. Ha detto che vanno sabato sera, domenica, per cercare di vincere, poi hanno Biella in casa. E praticamente rientrerebbe prudentemente anche non per l'ultimo posto, ma anche per evitare i play-out. Sono molto lanciati, hanno ripreso spirito. Biella uguale, perché è andato a vincere ad Agrigento, che era un risultato sulla carta impronosticabile. Quindi un po' tutto è andato male nel giorno della Befana, solo carbone per noi. Abbiamo detto, ho aperto la trasmissione così, tu in parte la chiudi così. Tutto vero e va bene, noi ti auguriamo un buon lavoro domani, buon rientro a te, ai tuoi, tutti, bentornato in Italia e ci sentiamo presto, grazie anche delle notizie Peppe. Grazie a voi. Grazie Presidente, buonasera. Allora, si parla molto da parecchio tempo di Marco Mordente. Diciamo che non sono notizie che io posso riportare come scritte, ma le 11 società di cui si è parlato di Marco Mordente sono rimaste veramente molto poche. Il 60%, si è sbilanciato il Presidente, non lo fa mai, il 60% di possibilità di poterla avere a Rieti è una percentuale del Presidente Cattani e non di Marco Mordente o del suo procuratore, per carità, ma è già una percentuale importante. Tra domani e dopodomani si chiude, questa anche è una notizia importante, come sarà quella di domani, della risonanza di Davide Parente. Come vedresti Davide Parente con Mordente, tanto per fare una rima? Intanto vabbè, lo conosco da tantissimi anni, Marco. Siete abruzzesi entrambi? Abruzzesi, lui di Teramo, io sono di Vasto. Fai una telefonata. Eh? Fai una telefonata. No, non ho voluto sentirlo. Ma lui lo sa che tu sei qui. Sì. Puoi incidere?
Non lo so, comunque... Beh, sai, quando tu da giocatore devi scegliere andare in un posto o in un altro, cerchi di... cosa valuti? L'ambiente, gli amici, la squadra? Pesano anche l'ambiente, i giocatori che ci sono... I colleghi con cui vai a giocare. La squadra, per esempio, io conoscevo bene Picchio, prima che firmassi qua. È un esempio. L'ho stentito per una settimana di fila, eravamo tutti i giorni al telefono. E questo ha inciso anche nella mia scelta di venire qua. Marco ha sicuramente anche altre questioni da sistemare, da valutare, però preferisco che sia una cosa tra società e giocatore, poi magari dopo verranno le cose fuori. Come sta lui? Ha 36 anni, cioè sul giocatore non c'è nulla da dire, è stato il capitano della nazionale, ha 36 anni, anche Picchione ha 42, regge benissimo la 2. Ti devo fare un esempio, Mario Boni ha fatto il capocannoniere fino a 44 anni, è stato capocannoniere della Serie B, a 47 ha fatto il capocannoniere della C1, se il fisico ti regge, secondo me con l'esperienza magari sopperisci alla velocità, che sì, quella diminuisce col passare degli anni, però l'esperienza ti aiuta a fare tanto, lui ne ha da vendere. Se dovesse essere, secondo te, sarebbe un bel acquisto per l'NPC? Sì, indubbiamente. Anche come persona, intendo, no? Perché voi tenete sempre molto al gruppo. Come persona, lui, guarda, lo conosco, non... Si è andato via da Reggio Calabria. E com'è nata questa rottura? Di là dell'aspetto tecnico che lui ha dimostrato anche là, a livello tecnico, che si è messo proprio di un giocatore che ha giocato in nazionale, ha vinto tante cose nella sua carriera e... Scendere di categoria e giocare da numero 4 per il bene della squadra, che giocava da 4 a un certo punto a Reggio Calabria, vuol dire che è un giocatore che si mette a disposizione senza fare una piega. E com'è avvenuta poi la rottura con Reggio Calabria? Secondo me non c'è un bel affiatamento nello spogliatoio, perché anche quando ci abbiamo giocato contro noi si percepiva dentro al campo che i giocatori non si parlavano tra di loro. Questa squadra, la tua squadra, ha realmente bisogno di un aiuto, di completare il roster? Ti dico, se devi prendere un giocatore, tanto per prenderlo, io sarei per responsabilizzare di più chi hai già. Beh, però per dire, adesso della rosa non ce l'hai per 2 mesi, tra una cosa e un'altra. Marco, adesso si è parlato di Marco, indubbiamente è un giocatore che... è mordente il nome più, insomma, più seguito, più importante... Che teoricamente ti fa fare un bel salto di qualità, teoricamente. Ti può coprire varie falle in tanti ruoli. Se hai bisogno di 2 minuti da playmaker, te lo può fare senza problemi. Servono i 2 tiri di striscio. Se hai bisogno di un giocatore che ti mette un tiro con i piedi per terra. Poi Marco, la sua specialità è sempre stata il palleggiare questo tiro. In A1 lo faceva, insieme a Bulleri, era uno dei pochi giocatori italiani che lo faceva perfettamente. Ci ha fatto una carriera, ci ha costruito una carriera su quello. Ma potreste beneficiarne tutti? Indubbiamente. Se si parla di mordente, si parla di altri giocatori attualmente, non credo. Si parla di scamorze. Allora. Beh, è diverso, Beh, però il presidente diceva, se è mordente, è chiaro, non c'è da discutere. Tu stesso ci hai dato dei dettagli estremamente interessanti. Però diventa una necessità a quel punto, per cercare di sopperire a una situazione anche di emergenza, tra virgolette. E quindi, vabbè, certo, sarebbe meglio la prima scelta, non vi chiedo altro. Com'è il bollettino, Roberto? Perché poi lancio il servizio sulla Tina. Il bollettino è arancione. No, vabbè. Mortellaro, tutto ok? Per quanto riguarda Mortellaro non c'è nessun problema, oggi si è allenato regolarmente, ma tutti si sono... allenati regolarmente e niente, stiamo cercando, ripeto, di... ecco la botta. Questa è la botta fortuita di Mortellaro. Sì, che ci tengo a ribadire che non è stato messo nessun punto di sutura. No, è stato invece scritto più volte che aveva dei punti di sutura. Assolutamente, perché la ferita è stata chiusa e medicata con degli strip, quindi dei cerotti, diciamo, che fungono da... collante, insomma, simili punti di sutura, però non invece l'intervento era necessario, perché con il laser, un intervento con il laser
per scongiurare la possibilità di distacco di retina dovuto al trauma. Tutto lì. Stabilizzare una situazione, insomma. Senti, ti voglio chiedere di Pepper, se possibile vorrei rivedere l'immagine della schiacciata di Dalton Pepper a Ferentino, perché è successo che mi ha raccontato Matteucci martedì scorso che anche Dalton Pepper era assolutamente disponibile, non in discussione, però aveva avuto un problemino a un braccio su una schiacciata in allenamento a Poggio Fidoni, se sì, non ricordo perché male. Purtroppo a Poggio Fidoni questa era schiacciata di Dalton. No, a vedere questa azione. No, a vedere questa azione mi sembra che Dalton aveva solamente un taglio, insomma, un po' profondo sul gomito, ha sbattuto su un tabellone, guarito, ma niente di, insomma, mi sembra veramente problematico, insomma, chiuso con un paio di, anche a lui un paio di strip ben messi e una medicazione, insomma. Non avrebbe fatto questa no, grandissima schiacciata. No, ma neanche l'ha sentito. Va bene, grazie Roberto. Subito il servizio su Latina, siamo in chiusura, ma domenica si gioca alle 18, si gioca con la bestia nera, tra virgolette. Penso, non riesco a registrare una vittoria con Latina nella mia memoria, ma sentiamo il servizio e poi torniamo in studio. Latina a scendere sul parquet del Palazzo Junior per il secondo derby di questo 2016 e seconda giornata di ritorno del campionato. Due squadre vogliose di riscatto, la NPC sconfitta a Ferentino e i Pontini battuti di misura in casa da Siena dopo un overtime. Non è bastato lo show di un sensazionale Mosley, centro della potenza fisica e atletica devastante in questa categoria, quasi sempre al primo posto nella classifica delle giocate più spettacolari della settimana. Per lui quasi 13 punti e 11 rimbalzi di media, tra i migliori del girone in questa specialità. Latina è una squadra che segna molto, circa 78 punti di media con un buon 37% dalla lunga distanza, con punteggi ben distribuiti tra tanti giocatori, con tutto il quintetto base in doppia cifra di media e gli ottimi under Pastore e Uglietti che ci vanno vicini. Il miglior realizzatore è il play Riccardo Tavernelli, che si sta mettendo in luce come uno tra i migliori italiani del girone. Fa girare la squadra al meglio e realizza 13,6 punti a partita con un ottimo 43% dalla lunga distanza e 4 assist. Ottimo tiratore anche la guardia, May, che in serata di grazia può sfoderare prestazioni maiuscole. Per lui 12 punti di media con il 38% dall'arco. Eccellente tiratore anche l'ala americana Stenbach, quasi 12 punti con il 40% da 3. Non disdegna le conclusioni dalla lunga distanza anche l'atletica ala Iedoia, che però preferisce il suo atletismo per realizzare 11,7 punti di media a partita. Guai però a lasciarlo libero fuori dall'arco, la stessa NPC nella partita d'andata fu pesantemente punita dall'italianissimo Colore. Ottimo il pacchetto degli under, molto conosciuto dai tifosi riatini e Pastore. Per lui 7,3 punti con il 42% da 3. Ottimo campionato per l'ala Lorenzo Uglietti, che sfiora i 10 punti di media, mentre ne fa 5,6 il play di scorta Veccia, che giocò un'ottima partita nella gara di andata. Cambio dei lunghi è l'esperto Tagliabue. Squadra molto pericolosa dal perimetro, che sfrutta l'enorme verticalità sotto canestro di Mosley, che permette di aprire varchi per le conclusioni dei suoi compagni di squadra. Nella partita di andata la NPC, in sofferenza per tutto il match, effettuò la rimonta nel finale sfiorando un clamoroso successo. Per vincere questa partita ci vorrà la migliore NPC, nonché il recupero di tutti gli acciaccati. Al momento però conta solo la vittoria, l'appuntamento a cui tutti i tifosi reatini non devono assolutamente mancare. Domenica 17 gennaio, ore 18, Palazzo Junior. Beh, c'è da dire che abbiamo un talismano in studio, perché se dobbiamo registrare sempre sconfitte con Latina negli ultimi anni, Roberto Ciccotti ha sempre vinto da giocatore. Lo dicevamo a microfono. Da giocatore e anche da fisioterapista, l'ultima volta con la nuova Sebastiani, l'anno di Donato Avenia, Antonello Riva, e con il rientro in quella partita di Max Reale vincemmo a Latina di 10, mi sembra, una partita facile. Ripartiamo da lì. Certo. Ripartiamo da lì, perché indubbiamente la squadra, eccolo, Reale, trovato... Questo è Marco Mordente. Ah, è Mordente questo, sì. Mordente, trovate le immagini anche in tempo reale, anche di questo. grazie a Samuele in regia, prontissimo anche in questo. Beh, Latina è difficile, dai. Un minuto veloce, però
Play Tavernelli che è veramente una rivelazione, Mosley che in teoria è immarcabile, preoccupa. Io prima della partita di Fiorentina avevo detto non so se è più difficile la trasferta di Fiorentina o la partita in casa con Latina. Assolutamente è una partita dove serve una grande prestazione della NPC. Guarda, all'inizio abbiamo fatto delle scelte nella partita di andata che all'inizio non ci hanno pagato, poi durante il corso della partita eravamo stati bravi a ricambiare le carte, avevamo trovato, perché eravamo andati sotto di tanto, siamo riusciti a trovare un po' il bandolo della matassa e rimetterla in piedi. Secondo me ripartiremo dalle scelte fatte nella seconda parte di partita. Che poi alla fine abbiamo perso di due, mi sembra. Di tre. Abbiamo fatto fallo alla fine. Credo di tre o di due. Eh sì, perché aveva in mano la palla Pepper, il tiro sì, da tre. Meno due, abbiamo perso di tre. Perché hanno segnato un tiro libero. Poteva esserci il pareggio di Pepper con il tiro da tre. Non è... Comunque avremo modo di iniziare a prepararla domani, la partita. Sicuramente... Come la vedi? Guarda, ti dico, non è retorica, ma dipende alla fine tanto da noi. Cioè, come in tutte le partite. Intanto dipende dal tuo tallone. Dipende da tutti. Tallone Achille. Achille. Cerca di killer. Cerca di guarire, perché veramente non è una battuta. È estremamente importante il recupero di un giocatore come Davide Parente, che ha già dimostrato e fatto vedere sul campo quanto è importante per questa squadra averlo in queste condizioni, che ad oggi ancora non si è allenato. Lo ripeto, magari per chi si è collegato solamente ora, indubbiamente non è lo stesso discorso di avere tutta la squadra e dei giocatori in forma. Questo secondo me alla fine pesa. Tu non lo dici, però lo dico io. A me l'importante è che, detto, anche se incerottato, fasciato, anche i miei compagni perdono un occhio come Chris, se si deve vincere di uno, si deve vincere di uno, cioè alla fine conta quello. Cioè, domenica dopo la partita di uscire al campo, tu mi hai fatto che hai vinto in qualche maniera, poi il resto il lunedì e martedì ci pensa Roberto a rincerottarci tutti quanti. Bocca al lupo, è vero? E tu preparati. Speriamo che serva. Io sono nato pronto, quindi. Fai un pronostico veloce contro Latina? No, assolutamente. Pronostici non se ne fanno. Noi andiamo in campo come sempre, massima disponibilità, massima volontà, massima grinta. Io penso che domenica sia anche il momento anche del nostro pubblico. Perché Latina. Beh, è un momento importante. Perché Latina è una squadra, insomma, che ci sta un po', a me, sinceramente, un po' qua. Beh, sì. Quindi se dobbiamo mettere, abbiamo fatto 100, io penso che con Latina sono sicuro che gli Old e gli altri tifosi faranno 110. Molto bene, con questo invito e augurio, vi ricordo ore 18, domenica pomeriggio, altro derby tra l'NPC Rieti e la Benacquista Latina, quindi andiamola a vedere tutti insieme, sosteniamo l'NPC, in questo momento c'è grande bisogno, chissà. Se c'è anche un giocatore nuovo, prima il presidente ci ha detto che ci sono buone possibilità, ma non ancora nessuna certezza. Grazie a Roberto Ciccotti, a Davide Parente che mi hanno tenuto compagnia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito finora. Appuntamento martedì prossimo, buonanotte. Your voice in me,